Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. E adesso c'è la promozione 1 euro fuori tutto. I prezzi sono ancora più bassi. Nonno, è per te. Gianni, non favorire l'ottimismo, è il profumo della vita. Con la prima domanda, che è la più semplice sicuramente. Chi è, se dovessi descrivere Johnny, chi è Johnny e perché Johnny in questo caso? Johnny è un ragazzo di periferia, ragazzo, insomma, ormai quasi 40 anni, c'erano 38 anni fatti ieri, quindi, però diciamo ragazzo di periferia, molto tranquillo. Lavoro, amo la musica, la faccio da bambino, cerco di divertirmi il più possibile e cerco di divertirmi in ogni cosa che faccio, per quanto è possibile. Johnny, mi chiamo Giovanni, quindi un diminutivo, diciamo così, un po' anche per il personaggio di J-Ax, che è il mio cantante preferito, quindi queste sono le motivazioni del nome. A questo punto parliamo del nuovo brano. Quando nasce questo nuovo brano, soprattutto da cosa trae ispirazione? Fuori tutto l'ho scritta qualche tempo fa, e è uscita fuori da un litigio con una persona, diciamo, avevo dei problemi con questa persona, non mi lasciava libero. E quindi, appunto, per sfogarmi ho tirato giù, ho iniziato col ritornello. È arrivato il ritornello e poi da lì è uscita da sola, praticamente. E la canzone, appunto, parla di liberazione, di fare ciò che ci piace il più possibile. Non dobbiamo essere legati a stereotipi, a persone che affossano. Bisogna essere liberi di esprimersi, di pensare, di parlare e tutto il resto. Quindi il succo del brano è questo. Abbiamo visto un video che è un po' fatto con telecamera, un po' fatto con il video telefonino. È un video diverso un po' dal genere. Sì, un video praticamente a costo zero. Ho voluto coinvolgere degli amici che ho incontrato nel percorso fino a qui, insomma. Il ragazzo con lo skate, per esempio, è il chitarrista di quando avevo 20 anni, che adesso si è trasferito a Livorno. Un altro ragazzo sta a Berlino, l'ho conosciuto a un concorso di canto 10 anni fa, siamo rimasti in contatto, vari amici di scuola, c'è mia moglie. È un modo, poi soprattutto dopo la pandemia, ci siamo tutti un po' racchiusi dietro lo schermo di un PC, dietro a una tastiera, quindi è un modo per salutare tutti, fondamentalmente. E appunto, coinvolgendo queste persone, ho voluto dare un saluto virtuale a tutti, facendo una cosa molto semplice. Abbiamo capito che tu sei passato da una band, che il genere di musica non è quello che fai attualmente, passare poi a un altro genere molto diverso da quel genere, in realtà poi inserendoci anche comunque la chitarra, la chitarra elettrica, e comunque mantenendo, cambiando genere, ma mantenendo un pochettino quella linea. Abbiamo capito? Esatto. Sì, dice, io nasco batterista, il mio primo gruppo è stato un gruppo punk e adoro tuttora il punk, ma mi è sempre piaciuto il rap. Quindi parliamo dal 1989, col primo Jovanotti, ero piccolo, avevo 5 anni, cantavo la mia moto, Vasco e tutto il resto. Quindi comincio con il punk, suono in gruppi metal, in gruppi rock, e le varie influenze
avute nel corso del tempo, cerco di metterle sui miei brani, fino poi ad arrivare a conoscere Paolo Micciotti, che è l'autore della musica del pezzo, con cui ci sto lavorando da qualche tempo. Stiamo lavorando insieme, abbiamo fatto uscire questo, a settembre uscirà un altro brano che è totalmente diverso, molto, molto più rock. Anche lui ha delle influenze rock anni, di rock anni 70. Cerchiamo di prendere le nostre conoscenze e buttarle sulla nostra musica. E abbiamo notato anche che i primi due album sono stati a sequenza, 2012-2013, però c'è stato un momento di, non dicevo di riflessione, ma probabilmente di risistemazione, perché sono passati almeno quasi 10 anni dall'ultimo lavoro a questo nuovo lavoro. C'è stato un momento in cui forse hai deciso di pensare a qualche cos'altro? Sì, mi sono fermato perché appunto in quel periodo ho conosciuto mia moglie. Paradossalmente canta anche lei, che è la persona in pratica che ha fatto i controcanti nel ritornello. E abbiamo messo su famiglia e quindi c'era bisogno di dedicarsi alla famiglia piuttosto che al gioco, tra virgolette, se così si può chiamare. Adesso che c'è un periodo a casa di assestamento, i bambini crescono, le bambine crescono. Allora, piano piano mi sono rimerso in questo mondo, che comunque per quanto preso come gioco, come divertimento, c'è bisogno comunque di impegno e bisogna dedicarci tempo. E abbiamo capito che hai suonato dal vivo tantissime volte. Qual è stata l'emozione salire per la prima volta sul palco e aprirsi che la platea, che davanti c'è un pubblico che inizialmente sta in silenzio, ma poi canta, si emoziona e ti trasmette quell'energia a te e tu che stai lì sopra il palco che suoni. Qual è la tua sensazione poi? Non lo so, io sto sempre a mille, quindi non lo so, non si può descrivere, bisogna starci, insomma. È come se chiedi a una persona che ha visto una ragazza, si innamora prima, si innamora subito e cosa provi? È una cosa indescrivibile, bello, bella, è una cosa che consiglio a tutti, insomma. O dietro uno strumento, o cantando, o ballando, è bello. E invece riprendere il microfono dopo 10 anni, qual è stata il primo impatto, la sensazione? Il primo impatto che ho dovuto buttare 10 take perché non andavo. Questo è stato il primo impatto. Poi piano piano ci ho ripreso confidenza, insomma. È stato più nervosismo che altro. Però alla fine siamo soddisfatti del prodotto, quindi va bene così. 30 passa mila visualizzazioni su Spotify, quindi comunque vada, forse sembra che Sì, piaccia. diciamo con un mese e mezzo siamo arrivati a 34.000, sì, non me l'aspettavo, insomma. E hai detto, allora, c'è un artista che sicuramente abbiamo capito che è J-Ax, che ti piace, ma c'è qualche altro artista a cui ti ispiri anche nel mondo romano? Nel mondo romano possiamo pensare a Igor Veleno, insomma, anche Flaminio Mafia nel mondo romano. Se ci allarghiamo, Jovanotti, come ho detto, vabbè, Articolo, J-Ax di adesso, Caparezza, Litfiba, Negrita, poi andiamo sui Cypress Hill, sui Placebo. Yes, un gruppo di Los Angeles fichissimo, bellissimo. Insomma, piace svariata musica. Magari non tutto di tutti, ma qualcosa di tutti sì, sicuramente. Mediamente chi suona allora il cantante è quello che cucca di più, diciamo così, diciamo. Il chitarrista è quello che cucca un po' meno, però cucca. Il bassista
cucca e non cucca, il batterista come il tastierista non cucca, no? Guarda, come batterista mi è capitato solo una volta anni fa di essere stato approcciato da una ragazza, ma ero talmente cotto, poi avevamo bevuto qualche rum e pera di troppo, perché avevamo fatto una serata insieme ad altri amici, quindi offro io che offri tu, che offro io che offri tu, che offre il barista, che offre il proprietario, e quindi alla fine è andata a buca così, ma va bene. Poi, ripeto, oggi sono sposato, quindi ho trovato la pace di Renzi. C'è qualche batterista in cui ti riconosci oppure hai avuto l'idea e poi ti ha fatto innamorare poi alla fine della batteria? Allora, in cui mi riconosco, no, perché secondo me gli altri sono molto, 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 molto più bravi. Il primo batterista che ho, diciamo, visto e seguito ovviamente è stato Tullio De Piscopo, per poi arrivare anche ad altri, insomma, che suonano tuttora e che magari scopro vedendo, che ne so, o un video su YouTube del cantante X o del gruppo Y, oppure girando in TV. Allora magari c'è quella persona che mi colpisce, me la vado a cercare e me la guardo. Però, ripeto, non sono chiuso a livello di gusti musicali o di personaggi. A me piace ascoltare tutto. E partire per cantare dal vivo in questo periodo, c'è qualche idea oppure ancora aspettiamo i prossimi brani e poi partire? No, vorrei aspettare ancora i prossimi brani. Adesso stiamo lavorando per fare qualcosa quest'inverno, però siamo, ecco, piano piano, un passetto per volta. E possibili collaborazioni ci sono o ti verrebbe piacere fare delle collaborazioni? Sì, mi farebbe piacere e qualcosina già è in cantiere, sempre con amici, insomma. Che fanno questo, stiamo andando a studiare come fare, tanto ormai oggi con internet non è che ti devi incontrare per forza, insomma, con Skype, con Zoom, ti vedi, ti organizzi, ti mando il file MP3, questo è il provino, sentilo, tanto un piccolo studiolo a casa ce l'hanno tutti ormai. Quindi si riesce a fare anche in maniera abbastanza veloce e semplice, soprattutto. Questa è una grandissima fortuna. Bene, noi intanto ti ringraziamo. Tanto allora, dove è possibile raggiungerti? Allora, dicevo, su Instagram, J_Cannuccia, poi da lì ci sono i vari link per Facebook, YouTube, Spotify e tutto il resto. Perfetto. Grazie dell'invito e della chiacchierata e speriamo di sentirci presto. In collaborazione con Sport Epiceno Game presenta l'intervista di Pietro. E adesso c'è la promozione 1 euro fuori tutto. I prezzi sono ancora più bassi. Nonno, è per te. Gianni, non può morire l'ottimismo. È il profumo della vita.